calcissimo il tiro! Mamma mia che gol! Finale di primo tempo tra il Pizzichettone e Real Non, finalissima torneo School Cup e Loi Tonini targato S Cup. Siamo qui con Rusciano. Rusciano, primo tempo che vi ha visto partire subito alla grande con il vantaggio, poi siete calati un po' e poi nel finale di primo tempo avete acciuffato il due pari, cosa mi dici? Stiamo giocando bene, se continuiamo così potremmo anche vincere la partita. Cosa c'è da migliorare per la tua formazione? No, purtroppo siamo secondari, dobbiamo attaccare il tipo e dobbiamo stare più attenti di più. Vabbè, in bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo a parlare. Garofalo, primo tempo che hai visto iniziare in maniera un po' timida, poi De Stasio ha incominciato a giocare alla grande, tutta la formazione Real Nono ti ha giocato bene, compatta, è arrivato il vantaggio, poi nel finale primo tempo vi siete fatti recuperare, il risultato di 2-2, cosa mi dici? Purtroppo non abbiamo punti di riferimento in attacco, dobbiamo giocare tutto al centrocampo in su perché purtroppo i nostri due terminali offensivi non riescono a tenere palla, non ci riescono a far salire e in più quando gliela diamo perdono palla, cioè stiamo giocando in tre. Ho notato anche molte assenze questa sera, soprattutto quella del capitano. Cosa c'è quindi da migliorare per la tua squadra? Per cercare almeno di portare a casa... più duri in attacco, cercare di combattere su ogni pallone e sperare che prima o poi entra. Va benissimo. Ringraziamo Garofalo, ricordiamo la finalissima School Cup Elio Vittorini. Quadriamo anche le nuove attrezzature SK con Sergio Stanziano. Tante novità questa sera, tutto in prova, però la finale... è davvero emozionante questa sera in diretta dal Kennedy Stadium. Ricordiamo il risultato delle due formazioni in campo: Pizzichettone, Real Nonot 2-2, partita veramente stupenda. La finale di questa sera, ricordiamo gli appuntamenti della premiazione, tutto il 27 di giovedì sera al Sole Mare. Quadriamo Salvarezza anche. Ricordiamo ancora una volta il risultato di 2-2. Un saluto da Boateng, a tra poco. Siamo qui con Stefano De Pace, ripreso da solo perché per molti motivi. Autore del gol decisivo, del rigore decisivo, una prestazione ottima, brillante in questa finale. Diciamo ciaccato, diciamo anche fatto sì. Male. Stefano, a chi dedichi questa prestazione? Non il migliore, ma uno tra i migliori, una grande prova, allora, un gran torneo. Simone ha imparato che mi ha dato la motivazione prima della partita, a mio padre che mi è venuto a vedere e a tutta la squadra ovviamente. Stefano, nel prossimo torneo, se avremo il piacere di avervi, qual è il vostro obiettivo? Sempre la vittoria. Ovviamente mantenere il titolo. Sì, sì. Allora Stefano, ti do... solo una cosa, per me è stato lui il migliore in campo. Guardate che... il miglior difensore del torneo per me. Guardate che complimenti Stefano, allora ci vediamo alla prossima. Grazie. In bocca al lupo, ci vediamo. Stefano... ciao Stefano. De Pace. De Pace, che gol! Il gol! Vince il torneo! School Cup Vittorini! Il Pizzichettone! E a fundi! Ragazzi, Stefano! Come si può fare questo rigore, Stefano? Ho sempre sbagliato i rigori in finale, quindi è una grande. Vi lascio al vostro. Vincenzo Pafundi, ottima la seconda. Partita. Gioca 3 e Vittorino, più titoli. Ci avete provato, ci avete messo cuore, siete andati ai rigori, ce l'avete fatto. Ci abbiamo provato, ci siamo anche riusciti. Grazie. Ci abbiamo riuscito. Hai sbagliato quel gol, ora l'hai fatto il rigore, giusto? Tu hai dato il tuo, Michele. Ho fatto forse potevi dare di più. Ho avuto il compagno di reparto, ho fatto male, ma è un fenomeno lo stesso, mi dispiace se è fatto male, ma ci ha ripagato con l'ultimo di gol. L'importante è aver portato a casa questo titolo che secondo me sono soddisfazioni che uno si porta poi. Grande Michele. Bellissima partita. Portami il migliore in campo. Chi sono Gianluca Nitopi. Allora, migliore in campo, no? Migliore in campo sicuramente Pafundi da una parte e poi dall'altra. Dall'altra Garofalo. Anche se vorrei premiare un po' tutta la squadra e anche Nitopi vorrei MVP. Nitopi è un grande, che ha salvato un sacco di volte. MVP
da una parte di Topi e da una parte di Pafundi. A Pafundi, diamo l'NDP a Pafundi. Pafundi, vieni qui. Pafundi, vieni qui. Allora, Pafundi, le tue emozioni, le tue sensazioni dopo questa finale? Allora, diciamo che comunque è la seconda finale, quindi un po' di tensione l'avevo già scaricata, anche se con la musica è prepartita mi sei superato, perché un po' di emozione c'è. Innovazione dei tornei SK, davvero una partita splendida la tua, avete iniziato veramente bene, poi durante il match un po' di timidezza, è uscito fuori Real Nonno, poi la partita nuovamente ribaltata, davvero emozioni uniche questa sera, in questa finale, ma tu hai giocato veramente in maniera splendida e hai meritato questa medaglia, cosa ci vuoi dire? Non nego che comunque gli avversari tecnicamente erano più forti di noi, però ci abbiamo messo il cuore, ovviamente la stanchezza a un certo punto della partita si è fatta sentire. Comunque vorrei dedicare questa vittoria ai gol che ho fatto ai miei ragazzi. Va benissimo, dopo questa splendida ovviamente alla CP London, e spero di faremo un altro torneo SK insieme tra poco. Va benissimo, comunque ringraziamo Pafundi, l'MVP di questo incontro, un saluto da Botenga, tra poco per la premiazione. Finale, la squadra che porta a casa la finale Skull Cup e le vittorie di Targata SK. Oh bello Max, bellissimo questo campionato, siete stati discreti, bravi. Bravi ragazzi, bravi tutti. Giuliano, Pippa, Pafundi. Complimenti, complimenti ragazzi. Un messaggio che puoi lanciare a tutti i ragazzi a casa che ci stanno guardando. Voglio dire a tutti i miei fans di credere sempre nei loro sogni. Ricordatevi, non mollare mai. La cosa più importante è il calcio, non avete niente al cuore. Sergio, Max. Un'altra, alla prossima edizione. Adesso entrate come campioni in carica. Un saluto anche da... Ci sarà la nuova formula del calcio a 7. Come la vedi tu? Ma secondo me... Il vostro schema, il vostro modo di giocare. Meglio, noi giochiamo molto negli spazi in velocità. Siamo bravi a giocare di prima. E sfruttiamo un sacco di occasioni. Quindi ai prossimi tornei. Più spazi, più possibilità di segnare, quindi meglio. Va bene, vai. Ancora complimenti. Ragazzi, ci vediamo giovedì alla serata dell'SK, ore 21 al locale sulla notte, che ci saranno tutte le premiazioni del torneo Vittorini e tutti i tornei dell'SK. Ciao. Ciao ragazzi.